Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Mario Kart 8 Online. Team Italia versus resto del mondo con Joseph e Blazzi. Ciao a tutti ragazzi, oh yes, online. Ciao ragazzi, oggi non lo so. Vabbè, non ti preoccupare Gianfra, cioè, tranquillo. Prima di cominciare, boys, pollicione all'insù e... Perfetto, partenza fallata da parte mia. Scusate che mi stavo gasando troppo e mi è preso a male. Raga, mi raccomando, nei commenti spammate la bandiera dell'Italia se anche voi tifate appunto per l'Italia. Per chi dovete tifà, scusami. Se tifate per noi, chiaramente, perché qua stiamo rappresentando l'Italia contro il mondo, contro i giapponesi. Cioè, per dire. E quindi stanno in mani proprio sicurissime, immagino. Allora, con me sì, abbastanza. Con Giuseppe no, quando mai? Mica può dire una volta. Mamma mia, quello così. Che finaccia brutta che ha fatto, boys. Un po' così con Joseph the Gamer. Ma povero me. Un amico che non mi supporta, ma che mi sapevi. No. Oh, bello sto guscio blu al volo. Ma come si fa? Impazzito proprio quello del quelli che abitano in Perù, come si chiamano? I perunesi, peruviani! Hai ragione, scusa. Giuseppe, mannaggia la morte. No, vabbè, l'ho detto subito, era per ragionare, per capire. Ah, per vabbè, raga, però... Cioè, allora, posso capire essere preso da un guscio rosso, ma da un verde no, eh? Da un verde no. Ma da un verde laggiato soprattutto da Arrivo! Dai! Franco proprio carico. Eppure come setup questo non è male. Cioè, capì? Non lo so. Cioè, io sono ottavo, sto facendo una gara adesso un attimino pure interessante, però... Ok, quarto, perché Joseph ha tagliato tre quarti della pista. Oh, ma maledetti, vabbè. Ma fate i tagli, non ci credo. Maledetti. Cioè, delle scorciatoie. Giambra il giusto. Perché non ho lasciato la banana? No, non mi ha fottere il potere. Raga, qua comunque non pigliate una scatola, avete perso. È vero. È vero. Sei fuori. Sì, quello sì. Mamma mia. Sono tutte basate sui poteri, ste gare. Dai, Mirko, sta terza e quarta posizione, teniamola. Ma manco il tempo di dirlo. Ma chi è? Ha fatto più danni della bomba di Hiroshima con sto cazzo di boomerang. Secondo. No, raga, ha fatto quinto. Ma chi era col boomerang? Già. Gianfra. Oh, io non ho fatto niente, sono arrivato sesto. Cioè, quello con gli occhiali praticamente è entrato in partita e non sceglieva la mappa. Quindi di conseguenza abbiamo dovuto aspettare i suoi comodi. Pazzesco. Cioè, una diarrea fulminante. Oddio. Avete visto il 150 come era scritto, raga? Sì, sì, speculare. È speculare. Ma soprattutto, perché quell'Iron Man lì, Hong Kong, non ha la bandiera? È forse perché lui è, diciamo, è la copia. No, non è una copia, perché l'altro ha la bandiera giapponese, quindi sono due diversi. Azz, ma sono uguali, però. Sì. Mo questa mo mi impallo mani e piedi. Sì, mo con la speculare, sì. Speculare, raga, è una roba veramente micidiale. E guarda tu che cosa ho combinato, ragazzi, cioè. Questo è un po' un passaggio. Guarda che cazzarola, guarda che è successo. No, quella curva era a destra. Perché non l'hai sotterrato? Ma che fai? Ma che... Guarda. Madonna, mia, come ho preso quel... Non la riconosco proprio, al contrario. Mai giocata così questa. Bro, questa è veramente difficile. Ma chi è che mi ha lanciato quel guscio verde? Niente, ragazzi. Dai. No. Che fai, ti butti giù al secondo giro? Bro, sì, perché ho praticamente fatto l'errore più grande che potessi fare su sta pista. Ho preso una scorciatoia malissimo. Dai. Ok, forse. Arrivo. Boh, ragazzi, ma c'è certa gente che ottiene dei power-up ingestibili. Cioè, all'improvviso mi sono trovato gente con i palottoli Bill di tutto e di più qua,
Ok, sono riuscito a rimontare un po'. Ma che faccio? Vai Mirko, vai. Vai Mircone. Ma guarda, no, guarda, lui mi ha dato una moneta, mi ha dato. Ora ma stiamo bra. Scherzando. Ma un guscio. Ma stiamo scherzando, mi ha dato la moneta. Dai. No, questa è proprio, proprio moscia questa pista, ragazzi. Qui è proprio male. No, è proprio noiosetta, sì. No, non no, noiosa no, però. Non so chi beccherò con quel guscio, qualcuno probabilmente mi bestemmierà addosso. No. Bro. No, niente, raga. Questa l'ho proprio buttata tutta, raga. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, se mi sorpassa non ha senso. Sembra che stai facendo. Finita, raga. Ma questa è proprio brutta. Poi anche... Oh no! Che è stato? Bravo! Ma Gianfranco primo! Gianfranco primo! Ma Gianfranco, ma lo vuoi di... Oh mio Dio, raga, ma alla fine è uscito. Io pensavo di essere arrivato secondo. All'improvviso là sotto è uscito uno. Gianfranco non se n'era nemmeno accorto che era primo. È perché stavo in lotta con quello là. Stavo secondo, mi stava per sorpassare. Ma ti rendi conto che non se n'era secondo che era primo? Bravo perlomeno. Oh, così ti voglio. Portiamola, raga, sarebbe un sogno. Tre bandiere, tutte e tre sul podio. Bellissimo. Sto dominando il mondo. Bravo, bravo Gianfranco. Lo dice uno che fino ad un secondo prima non si era accorto che era diventato primo. Va bene. No, ti giuro perché infatti se si ascoltate avevo detto tipo no, se mi supera mo non ha senso, hai detto. Perché ero primo, poi lui stava lì veramente per superarmi. Infatti pensavo mi avesse superato. E invece no. Circuito di Circuito di Hyrule o Hyrule. Però vabbè, quello di Zelda, insomma. Sì. Giuseppe, noi qua siamo un po' più preparatini, eh? Sì. Qui dobbiamo dare sfoggio e sfogo a quello che sappiamo fare. Vabbè, Gianfra, tu non ci sei mai stato nella reaction. Zelda è il mio territorio, quindi per favore. Quindi mo Gianfranco arriva ultimo, palesemente. Oh. Te lo ricordi quel passaggio, Giuseppe? Com'è possibile che sono arrivato primo? Capita, mannaggia, sai. Mannaggia, Mirko, t'ho visto proprio in difficoltà là. Fra, mi hanno tirato un guscio... Dai, belli concentrati, uniti, forza. Dai. Mamma mia, che botta. Dai, che devo difendere il mio titolo. Vai, Gianfra, vai. È diventato primo per sbaglio una volta, mo deve difendere il titolo. Ma se non prendo le casse, cioè, dove mi avvio? No, senza le casse qua proprio... È come se stessi concedendo, in poche parole. Vai, andiamo. Raga, io sono al passaggio quello del cancello, eh. Giuseppe, qua ti ricordi come devi fare, sì? Secondo, vai. Giuseppe, reggi, bro, reggi. Dominiamola, cerco di proteggerti almeno. E io c'ho un guscio rosso e una banana. Potevi prenderla, mi sa la scorciatoia, non ne hai fatto in tempo. Sì, l'ho presa io. Qui ti ricordi come si faceva il saltino lì per tagliare? Più o meno l'ho fatto. Però... ti ho sentito. No, Giuseppe. Fuori. Malissimo. Cerchiamo... No! Bro, qua ti fa. Purtroppo vabbè, dai. Vabbè. Cerco di mantenerlo io, cercate di proteggermi. Niente. Bro, questo è passato mo. Vai Mirko. Questo c'ha un guscio rosso. Ce l'ha? Speriamo che lo butta a quello avanti. L'ha buttato. Non l'ha buttato a me? No, è andato ormai. Ok, non mi è arrivato. Ecco l'orecchio per terra questa. Forza. Andiamo. Mirko, mandiali così. A me mi ha dato un guscio verde. Come ti faccio a proteggere col guscio verde così? Gianfra? No. Mi hanno acchiappato. Su sesto. Mannaia, Gianfra. Giuseppe, ci sei? Vai, sono secondo! Vai, Giuseppe! Vai, primo e secondo! Vai, cazzarola, vai no, così! No, quinto! No, Gianfra, dovevi essere terzo! Porca di quella vacca, ci siamo andati vicinissimi! Stavo recuperando! Mannaggia, Gianfra! Guarda lì però che bello, raga! Sul tetto del mondo e il giapponese muto. Posso dire che la corona nella lobby mondiale è davvero, davvero tanta roba? Ci sta. Sì. Possiamo dirci? Possiamo, diciamo?
Sì. Solo che siamo un po' meno rispetto a prima, perché mi sa che qua qualcuno ha tiltato ed ha quittato. Però è una storia che, se vi ricordate, quando giocavamo nel multiplayer online, era già successa che i giapponesi quittassero. Però no, raga. Posso dire una cosa? Oh mio Dio, no, raga. Oh mio Dio. No, raga. 200... Oh, Italia contro Giappone. Frate, ma è la 200cc, dove gli mettiamo mano? Il mio setup è velocissimo. No, raga, ma è un disastro. Sì, mo vediamo gente che vola. Mo qua scivoliamo proprio, si scivola. Sì. Vabbè. Ingestibile, vabbè. Vai, dai. Non demordiamo. Come 200 per noi e 200 prendere... anche per loro. Sì, vabbè, sono andati in faccia al muro, voglio, non mi ripiglio più. Come 200 per noi e 200 pure per loro, dai. Sì, ma loro... Mo, ragazzi, ma io... No, ragazzi, non è fattibile, non è gestibile, cara. Ma che... Guarda Giuseppe, ma... come si chiama per ragazzi, fascio. Ma non avete idea di che sta facendo il mio setup? Ma mica è normale. Il tuo setup, cioè, tu? Se sul rettilineo va bene, ma se non è rettilineo... Allora, io sono primo, ma i giapponesi si stavano massacrando a vicenda, bro. Buono, cerco di raggiungerli, c'è il clacson. Sembra che vuoi fare? Vuoi suonare? Vuoi fare? Preso, me lo sono suonato da dietro, vai tranquillo. Allora, l'importante è che puoi andare anche sull'erba. L'importante è non cadere. Vai, sono secondo. Vai, Giuseppe, vai! Sì, Mirko, se tu sei primo, penso che primo resterai, perché qua vedo che gli altri non ti riescono a raggiungere. Sì, sono primo. Vai, primi e secondi. Gianfra arriva terzo e la completiamo, sta cosa che dicevamo. Non è facile a 200cc, però Gianfranco lo sento traiardare. Sono quarto. Mannaia. Ma sai che mi sa che qua non che bisogna proprio frenare, mi sa. Sì, a meno che non c'è il setup devi frenare. A me sbatto ovunque. Qui proprio devo utilizzare proprio il freno, quindi. Dai, si vola. Mamma mia, oh, voglio, è proprio difficile. Dai, ho vinto. Bravi, primi e secondi, bravo. Ho vinto, Gianfranco? Anche se... Quarto, mi sa. No. Sì, quarto. Raga. Porca. Bordello. Si è messo questo davanti tutto il tempo, mannaggia. Oh, però possiamo dire che lo scontro diretto Italia-Giappone lo abbiamo decisamente vinto. Eh sì. Assolutamente. Perché sì. La prima, una gara l'ha vinta Gianfranco ed era arrivato primo. Le altre due le abbiamo vinte io e Joseph. Ah, guarda, mo sono arrivate altre persone. Però purtroppo il video è terminato. Raga, noi ci vediamo con i prossimi video, sempre solo qui su Tuberanza con i ragazzuoli. Ciao. Ciao. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.